Siamo a Villa Niscemi per la mostra di Gabriella Lupinacci, Cromo Vibrazioni. Tu hai fatto sempre delle cose molto interessanti che hanno avuto dei titoli particolarmente, diciamo così, intriganti. Questa è un'esplosione di colori che è straordinaria, veramente si sente vibrare il colore in, questi, in queste opere polimateriche. Come ti è venuta l'ispirazione, Gabriella? I colori sono sempre stati una ehm, grande risorsa all'interno di noi, quindi i colori sono la nostra vita, i colori sono, eh, esprimono tutte le nostre emozioni, quindi i colori sono la nostra scelta, la scelta dei valori, ehm, dell'importanza che diamo alla vita, alle situazioni e quindi alle difficoltà, alle gioie ai dolori, alle soddisfazioni, eh, tutto si basa sul colore, eh, tutto è energia, il colore è la scelta della nostra anima e del nostro cuore, quindi è tutto nella nostra vita. Quindi vibrazioni, ogni colore naturalmente dà una vibrazione diversa, naturalmente se uno specialmente fa attenzione. Ecco, queste vibrazioni tue. Come scegli i colori? Perché qui vedo che non è che ci sia una preponderanza di un colore, ma sono tutti presi veramente con molto interesse, diciamo, hanno tutti una, una loro porzione, direi. Ecco. E, ci puoi descrivere qualche cosa? Il colore si sceglie... Per risolvere il problema dentro se stessi. Noi viviamo in un momento molto di, diciamo di malinconia, di angoscia, perché in Italia ci sono tanti problemi e soprattutto perché non si riesce a uscire, ehm, trovare una strada che soddisfi, che riporti la gioia nel cuore di tutti. E allora il colore è la scelta è la soluzione all'interno di noi stessi, quindi è la realizzazione del nostro sé, è la nostra risposta, è la nostra energia, cioè noi possiamo vivere di colore, questo significa che noi nel Mediterraneo possiamo vivere di questo, di turismo, di bellezza, di arte, perché l'Italia, che questo lo ascoltino tutti, è il paese al mondo che ha il maggior numero di monumenti, di opere d'arte, di bellezze naturalistiche e tutto quanto. Noi quindi portiamo dentro di noi questi colori e li vogliamo trasmettere al mondo per dire questa è la risorsa dell'Italia, è bellezza, arte, turismo, questa è la via da percorrere per essere tutti molto felici e per fare conoscere questa bellezza nostra al mondo intero. Quindi è un messaggio all'interno di noi stessi che vogliamo comunicare, gridare con certezza, con fermezza, con sicurezza a tutto il mondo. La bellezza salverà il mondo, io credo che sia così. Intanto vogliamo ricordare che la mostra di Para aperta fino al 9 di ottobre, quindi vi invitiamo a venire a vedere questa cosa, questa mostra è splendida veramente. C'è un colore che ti parla al cuore un pochino più di qualche altro? sicuramente questo alle spalle che è l'equilibrio quindi quella forza che già è dentro di noi e che dobbiamo sempre trovare in tutte le situazioni l'equilibrio interiore è quello che ci serve per risolvere tutti i nostri problemi e soprattutto per creare quell'armonia che è anche lo scopo di questa mostra la cultura dell'incontro l'incontro per chi ama la cultura, l'incontro per chi ha voglia di sapere sempre di più, di esplorare il mondo e di arricchire se stesso. Ognuno di noi può dare al mondo qualcosa sempre più grande, sempre più forte, con l'equilibrio, con il giallo alle mie spalle. Allora, abbiamo anche interpretato, vuoi interpretarne un altro di quadro dopo aver sentito questo dell'equilibrio? Ce n'hai un altro che ti è particolarmente caro? O è proprio un messaggio particolare? Ma di fronte c'è il blu: e il blu è il colore, un colore spirituale per eccellenza, è il colore dell'amore, è il colore del risveglio spirituale. Il quadro si chiama humus interiore perché noi interiormente. Abbiamo appunto quella ricchezza, quel diamante, e possediamo già quel diamante prezioso, ma dobbiamo ogni giorno riscoprirlo, renderci, rendercene conto e sapere comunicare questa bellezza. Bene, grazie di questi messaggi interessantissimi che ci ha dato Gabriele Lupinacci. Naturalmente la mostra è a vostra disposizione qui a Villa Niscemi. Abbiamo ancora delle belle giornate, quindi approfittate per una passeggiata. È aperto anche la mattina qui? Eh, sicuramente da domani mattina ci sarà la presentazione del seminario di Carlos La Bandera Alonso che è appunto musicista e uniremo le sinergie con musica, eh, meditazione e vibrazioni del colore. Ogni mattina sarà aperto dalle 10 all'una e il pomeriggio questa galleria diventa salotto culturale. Ogni pomeriggio c'è un incontro. Tavole rotonde con medici: eh, pomeriggi di poesia, eh, un pomeriggio con i bambini. Tanti professionisti e artisti, eh, volontari intratterranno qui il pubblico, la cittadinanza perché questo è uno spazio bello, cittadino, e lo faremo rivivere come negli anni 70, quando io ero ragazza del liceo artistico, eh, giravo ed esistevano i circoli della cultura, i circoli artistici, dove la, la gente imparava e anche molti giovani apprendevano come me. Vorrei ricreare nostalgicamente questo momento importante di crescita per la nostra città che ne ha tanto bisogno. Grazie sentitissimo a Gabriella. Naturalmente approfitteremo di questi incontri perché c'è sempre da imparare e soprattutto ecco, di riscoprire dei valori che purtroppo mi pare che stanno andando sottoterra sempre più profondamente. Li abbiamo tirati un po' fuori con questa intervista e quindi li incontreremo ancora in questi pomeriggi eh, proposti da Gabriella Lupinacci. Un grazie a Gabriella, in bocca al lupo e a presto. Grazie, grazie tante, veramente grazie. Siamo con il maestro Carlos Labardera Alonso che curerà il seminario che durerà anche parecchi giorni da domani a poi in concomitanza naturalmente con questa mostra. Ecco maestro ci parli di queste cromovibrazioni e del suo seminario che ci anticipi qualche cosa. Salve a tutti, sì in effetti questa mostra cromovibrazioni ritengo che sia veramente speciale perché contiene in sé una porta, secondo me una porta diciamo così dimensionale per, per l'arte perché progetta una, una nuova connessione tra l'arte e la spiritualità, partendo dal dentro, dall'interiore, per poi esporre le espressioni del, del sé, dell'anima, eh, proprio sentimento, emozioni, eccetera. Eh, sì, faremo questi seminari specificamente per riuscire a tirare fuori da, dal più profondo di noi stessi, che sarebbe il pensiero, però proprio andare al sottile, di, da dove partono questi pensieri, appoggiato con tutta la pratica a Raya Yoga Brahma Kumaris e per poi tirare fuori anche nell'espressione artistica con tecnic alcune tecniche musicoterapeutiche e artistiche per riuscire a esporre tutto quello che abbiamo dentro. Ecco, La valenza del colore, come ce la descrive lei? I colori diversi, la diversità? È molto interessante perché di fatto il colore ha in sé il, diciamo così, il prodotto di una vibrazione, di una frequenza come anche i suoni... E come anche i pensieri, il pensiero ricrea un'espressione in frequenza energeticamente che poi alcuni traducono, addirittura anche alcuni esperimenti scientifici, riescono a tradurre l'espressione del sentimento in colore. Dunque si potrebbe dire magari che un colore, per esempio, adesso mi viene la pace, ha il colore, colore del, dell'azzurro, a volte viene stipulato così, per esempio. Eh sì, sono stati tanti studi anche in alcuni, negli ospedali, nei supermercati. L'importanza del, del valore del colore, anche se noi non lo avvertiamo consciamente, evidentemente ha un'importanza al momento del contatto con questo colore. Sì, in effetti, per quello che ritengo che questa mostra apre artisticamente una, una porta dimensionale a un intreccio, un ritorno a quello che sarebbe l'espressione vera artistica. Eh, Vedremo, vedremo che viene fuori, che nasce magari da questa mostra e da questa espressione che ritengo veramente nuova e, e poi sicuramente ci porta in, a indagare su noi stessi che cosa veramente significa l'espressione vera del sé, che poi può progettarsi in colori diversi come troviamo adesso con, con Gabriele Lupinacci. Ma bisogna avere qualche, diciamo, una preparazione, o è aperto a tutti o ci vuole qualcosa diciamo, che ci possa portare dentro questa teoria? È eh, una, una bella domanda, a volte abbiamo bisogno di tanti titoli, e eh, secondo me per essere noi stessi, che quello è lo scopo, basta essere pronti ad affrontare la verità che c'è dentro di noi, che questo è lo scopo della Brahma Kumaris, eh, come scuola, università, spirituale mondiale, eh, cercare di trovare la verità in sé per poi essere, essere veri, essere liberi senza ostacoli. Siamo qui con Elina Chianetta che ha scritto due pagine in catalogo. E la signora critica, non è una critica di quelli diciamo, che vanno per la maggiore qui a, a Palermo. E quindi mi viene una domanda spontanea, come mai è stata scelta? Non perché lei sia meno degli altri, perché è meno conosciuta. Quindi intanto adesso la presentiamo a tutto un pubblico importantissimo. C'è un motivo, io lo so, però cioè, non so il motivo, però mi è stato detto c'è un motivo importantissimo. Ce lo dice? Allora, il motivo è molto semplice. Io faccio parte di un'associazione sportiva eh, che favorisce, diciamo, promuove le discipline olistiche, quindi lo yoga, la meditazione e nella fattispecie Gabriella è una Pittrice diciamo, fuori diciamo, dal coro perché porta nel lavoro che fa proprio questo tipo di esperienze. Chi lavora con la meditazione e con lo yoga ha una certa affinità con le energie sottili, con le energie più eh, come dire, delicate che ci circondano, di cui noi, noi stessi siamo fatti. E quindi questo tipo di lavoro lei lo porta nei lavori che sono esposti stasera. E tra l'altro lei è una ricercatrice ehm, come dire, che non si ferma mai, eh, tutto quello che eh, come donna pratica nella vita quotidiana lo riporta ehm, in maniera ehm, come dire, puntuale sempre nel, sempre, sempre nel lavoro che fa. Ecco la ragione. Allora, due parole anche diciamo, da critica su queste opere? Ma eh, la, la cosa che più mi ha colpito di questi lavori è la radianza di questi colori. Eh, il colore è già una, una forza evocativa straordinaria. Se poi una persona, come nel caso di Gabriella, riesce a eh, percepire e restituire la radianza, la forza eh, amorevole, eh, la forza eh, di vibrazione che hanno i colori, beh, il risultato allora è, credo che sia straordinario e è davanti a tutti. Allora, poi in fondo era stata contenta di fare questa, questa parte. Beh, sì, perché i temi che lei propone sono temi che sono affini diciamo, al mio lavoro presso questa associazione e di conseguenza è stato gioco facile e la ringrazio per questo. Bene, noi ringraziamo lei e invitiamo sempre i nostri ascoltatori a venire a vedere la mostra. Grazie. Siamo con Daniela Martino che, si, che è la responsabile degli de, avvenimenti delle mostre qui d'arte a Villa Niscemi. Parla naturalmente in rappresentanza del sindaco che non è potuto venire per impegni precedentemente presi. Quindi possiamo chiedere a lei intanto questa sua attività che, come diciamo si pone e poi naturalmente nello specifico di questa mostra molto interessante. Sottolineerei in particolar modo questo suo perché in verità questo lavoro è come se fosse la mia seconda pelle. È un lavoro che adoro perché offre la possibilità al pubblico palermitano e non, infatti, abbiamo avuto anche artisti da Milano, da Arezzo e altre città italiane: la possibilità, dicevo, a tutti gli artisti di esporre le proprie opere in qualsiasi campo delle arti figurative e non, e in questo caso il sindaco ha particolarmente gradito questa esposizione perché l'architetto Lupinacci che oggi si propone con questa mostra dal titolo micro vibrazioni un'arte io definirei informale ricchissima di colori luminosa bellissima che la rispecchia intimamente anche per quanto attiene al profilo del suo carattere Dicevo, il sindaco esprime appunto i complimenti a quest'artista, non solo a lei chiaramente, ma a tutto lo staff che organizza le mostre ed è chiaro che sottintendo tutto il personale è un'equipe vera e propria quella di Niscemi che fa sì che il lavoro si svolga positivamente. Dicevo, in aggiunta scrive anche due parole nel catalogo dell'artista ringraziandola affettuosamente per questo suo impegno che va a sottolineare tra le altre cose, il salotto culturale di una volta eh, in riferimento alla, alle gallerie così come le, si intendevano. Ed ecco che Gabriella Lupinacci si ripropone perché a favore di questa iniziativa molto particolare, ricca di incontri, che il signor Sindaco Leoluco Orlando sottolinea. Ehm, in maniera molto gradita, Gabriella Lupinaci, eh, che io conosco da tantissimi anni, con la quale abbiamo fatto dei servizi, delle mostre, delle cose interessantissime su Federico II, su, su Colo, Cristoforo Colombo proprio cose di grandissima importanza. Ecco, naturalmente, è una pittrice affermata, affermatissima. Per quanto riguarda, diciamo, invece, eh, degli artisti un pochino più si può dire alle prime armi, ecco, devono fare una trafila, hanno anche loro la possibilità di esporre oppure soltanto destinata all'elite questa sala. Sono contenta di questa domanda. Questo è uno spazio a mio avviso unico in che senso? Si colloca in un contesto meraviglioso da un punto di vista paesaggistico e architettonico, che è appunto quello di Villa Niscemi. E soprattutto è un posto aperto al pubblico gratuitamente. A tutti. Dove chiaramente il termine tutti non è da intendersi in maniera negativa, ma quanto mai positiva. Non c'è nessun diniego, non c'è nessun critico d'arte che se ahimè da un lato potrebbe anche apparire una mancanza in una galleria, dall'altro, visto appunto che ho sottolineato la gratuità e l'apertura di questi a tutti, dà la possibilità soprattutto ai giovani emergenti di farsi conoscere e peraltro di aprire battenti nuovamente alla porta dell'arte che molto spesso vediamo non avere degli spazi particolari. Quindi in questo momento storico, economico, politico, un posto in questo contesto, in un contesto così pregevole, gratuito, io ritengo che sia un valore aggiunto. E se posso esprimere una mia modestissima opinione personale, forse dovrebbero essere molti di più i luoghi in cui si offrono le possibilità a tutti di potersi esprimere nel campo artistico che rimane ad oggi uno degli argomenti più belli da trattare. Con noi qui Luciana Lupo in rappresentanza della presidente Eugenia Bono della Fidapa della Fondazione Fidapa. Ecco la connessione con questa mostra Fidapa questa mostra la Fondazione Fidapa si occupa ormai da, dall'anno della sua Costituzione di promuovere praticamente le attività delle donne in tutti i campi, nel campo delle arti, del, anche delle arti, perché Fidapa è acronimo di Federazione Italiana Professione Arte e Affari, per cui eh, in questa mostra sicuramente c'è stato molto interesse da parte della Fondazione per patrocinarla, perché Gabriella è un'artista sicuramente di eh, grande... De Fama che merita anche il sostegno delle associazioni femminili. E la nostra fondazione eh, ha tra l'altro incentivato eh, a parte delle mostre e delle collettive anche delle, degli stage di formazione per quanto riguarda l'attività delle donne nel campo delle arti. Noi siamo un ente con personalità giuridica dal 1988. E, e quindi abbiamo avuto questa opportunità, l'abbiamo accolta perché, con 40 anni di attività, Gabella sicuramente è un artista che ha eh, tutte le carte in regola per tenere alto il valore delle donne, e con le sue, eh, con le sue eh, diciamo, opere d'arte eh, riesce a portarlo in, in varie parti del, del mondo. Eh, noi come fondazione Fidapa eh, continueremo ad in, diciamo, in questa nostra attività di promuovere soprattutto le attività delle donne con, con eh, dei stage, eh, delle m, iniziative culturali, eh, convegni, tavole rotonde. Siamo affiliati anche alla BBW International, Business Professional Women, che è un'associazione una, eh, un internazionale che cura proprio la possibilità di elevare sempre il tenore, la cultura, la formazione femminile che purtroppo sappiamo ancora non è pienamente eh, valutata, non è pienamente portata a, a compimento perché eh, la società diciamo che è un po' eh, come dire, no, non, non, non aiuta la donna che lavora, non l'aiuta sicuramente, allora ci facciamo portavoci di tutte le esigenze che sono proprie di una condizione femminile che dovrebbe essere tenuta in considerazione molto di più di quanto lo è attualmente. Diciamo. Questa è la nostra situazione. Noi eh, abbiamo, questa, abbiamo abbracciato la causa femminile, ma non del femminismo. Il femminismo è ben altra cosa, femminile perché riconosciamo che le donne hanno sicuramente quella marcia in più, ma non viene portata, a, non viene diciamo, realizzata, non, viene, come dire, non, non si riesce a Portarla avanti perché le istituzioni, perché le condizioni sociali e quant'altro non aiutano una, la donna che deve necessariamente lavorando o volendosi dedicare alle sue attività, alle sue, alla sua professione, al, ai, diciamo alle sue passioni, come nel caso di, di, di Gabriella, non, non viene aiutata dalle istituzioni e da quanto dovrebbe essere, per ciò che attere che attiene proprio al suo status femminile, cioè eh, aiuto per quanto riguarda la famiglia, aiuto per quanto riguarda la, mh, la possibilità di esprimersi pienamente nella, nella sua attività, avendo anche il sostegno delle istituzioni, delle, della, del, insomma, di tutto quello che può portare l'attività, il, eh, il contesto sociale.